Amici di YouTube, qui Amici per la 36 che vi parla. E sono mancato per un certo periodo di tempo. E i motivi sono vari. Purtroppo, ragazzi, sono stato molto impegnato. Soprattutto ho avuto problemi molto abbastanza gravi. Ho avuto problemi, alcuni molto gravi e alcuni meno gravi. Però ecco, sono stato pieno ma pieno di problemi. E ragazzi, veramente sono con il morale a pezzi e niente di tutto il resto che vabbè, comunque di certo non sto a dire in internet, però ecco, non va di certo per il verso giusto la cosa. Però vabbè, andiamo avanti. Allora, prima cosa, questo avviso lo faccio adesso, lo ripeterò in altri due o tre video. E ragazzi, io vorrei che entrasse bene nella mente di tutti e vedrete e dovete cercare di farvi rimanere in testa. Allora, prima una piccola parentesi, che non riesco più a entrare sull'account di Facebook, quindi ragazzi probabilmente ne aprirò uno nuovo e metterò il link nel quello vecchio, nell'account vecchio, che riesco ad accederci col cellulare, non so come mai, non dal PC, però vabbè. E niente, vi saprò dire in seguito. Dopodiché, ragazzi, non potrò più sponsorizzare persone. Io, ragazzi, avrei voluto, però non posso più sponsorizzare persone per il semplice fatto che la mia partner, ragazzi, nel contratto mi ha fatto firmare una cosa che dice che non posso mettere link in descrizione. Naturalmente, ragazzi, non posso io mettere adesso link nello schermo dappertutto, perché sennò lo schermo diventerebbe, cioè, un po' così. Quindi cercate un po' di capirmi. Non posso più sponsorizzarvi, ragazzi. Comunque non vi lascerò soli. Farò ancora video dove parlerò dei canali, dove cercherò di aiutarvi, darvi consigli e tutto il resto. Adesso veniamo al video. Allora, il meta è cambiato, il meta si è modificato e dei nuovi matti stanno per entrare. Di conseguenza adesso analizzeremo le nuove carte di side. Allora, questi, allora, giustamente, naturalmente, YouTube mi rovinerà il video, quindi, ragazzi, preparatevi. Allora, abbiamo Mermaid, Spellbook, Firefist, Elemental Dragon, Evisworm, Constellar, Giorgia, Phantom Beast e Arpia. Ho detto alcune carte che potrebbero aiutare contro questi mazzi. Naturalmente, ragazzi, non ho potuto metterle tutte, quindi fatemi il favore almeno di non scrivere: "Ah, ma secondo me potevi metterci questa, ma sai che è fortissimo quella là?" Cioè, vabbè, lasciamo perdere. Allora, Mermail, si sa, allora, Abyss Dweller è un rango 4 che si fa senza particolari problemi. Per molti mazzi non è difficile fare un rank 4, però per chi non lo potesse fare, per esempio, Karakuri, ecco, non si basa molto sui rank 4, ecco, può giocare di certo spaccatura dimensionale. Spaccatura dimensionale che fa malissimo contro Mermail come Soul Drain. Quindi queste secondo me sono le tre carte fondamentali per bloccarlo. Naturalmente ci può stare anche Minecrash, per il semplice fatto che rivelando comunque lo fai scartare. Però ecco, secondo me queste sono le principali. Andiamo a Spellbook. Allora, Spellbook si è aggiunta una nuova carta di side. Droll e Lockbird. Droll e Lockbird è immenso, gigante, è grosso come una casa, perché quando l'avversario aggiunge una carta dal deck alla mano, e naturalmente eccetto l'inizio del turno, puoi mandare questa carta al cimitero e per il resto del turno nessun giocatore può aggiungere carte dal deck alla mano, neanche pescandole. Cioè, di conseguenza, se mi fa Judgment Divine e io gli scarto Droll, e se lui mi fa Judgment Divine e dopo mi va a fare Secrets, io scarto, gli nego Secrets e di conseguenza gli nego anche Divine, perché va ad aggiungere in hand e facendo parte del turno comunque non parte. Thunder King, carta standard. Shockmaster che si fa con Wind Up, si fa con Six, si fa con un po' di culo col Dark World.
Però ecco, basta fare anche bestia, però ecco, Man Crush, dato il momento che sì, è molto facile indovinare le carte in mano dallo spellbook, comunque Man Crush rappresenta un'utile contromossa, che comunque può essere usata, però non ti salva da spellbook, soprattutto che adesso spellbook diventerà un T0, un T-1. E naturalmente c'è anche una carta che sembrano due medaglie gialle con una fumarola viola, non mi ricordavo il nome, comunque non importa. Porta ragazzi. Fire Fist, freccia spezza magia, spacchi le carte scoperte. Stessa cosa per Dust Tornado, che sono degli ottimi, delle ottime, con delle ottime sostituti, però freccia spezza magia sono delle magie rapide, quindi non sono male. E tutto esaurito in mezzo perché ti fa Tenki Tensu, tutto esaurito, spacco 2 e poi spacchi 3 dietro. Spacchi 3 dietro che possono essere due Tencent e qualcos'altro. Se poi c'è Starlight, ragazzi, te lo pigli tutto in faccia. Elemental Dragon. Allora, Soul Drain perché nega tutti gli effetti del cimitero e dei rimossi che partono di catena. Di conseguenza, Elemental Dragon potrebbe avere qualche problema. Scontro Gozzel per il semplice fatto che hanno tutti attributo diverso, quindi potrebbe risultare un'utile contromossa. Necrovalle, ecco, è già una carta che non ferma completamente il mazzo, però gli dà fastidio perché non potendo rimuovere dal cimitero, comunque gli neghiamo un buon 30-40% che per evocare i draghi, perché comunque scartando i draghetti piccoli, i draghi li riesce comunque a calare. Cattura draghi, questa è una tech che ho inventato io. Cattura draghi mette in difesa tutti i mostri drago attualmente sul terreno. Finché rimane sul scoperta sul terreno, cattura draghi, tutti i draghi vanno in difesa, per sempre. Oddio, scusate. Vaffanculo cellulare di merda. Va via. Allora, scusatemi tanto. Sì, qua arrivano interferenze da sole, vabbè, scusate. Allora, cattura draghi mette tutto in difesa. Di conseguenza, quando è che è utile? È utile quando mi fa tutti i suoi draghi, glieli metto in difesa. Vabbè, mi Xyzda in faccia, direte voi. Però, ecco, le trappole te le riservi per gli Xyz, non di certo sulle evocazioni dei draghi. Di conseguenza, magari le tue trappole hanno anche una funzione un po' più utile, perché se fai bottomless invece di farlo su cascade, su blaster, glielo fai su ragosacca, già un altro discorso. Abyssworm ha una side contro abbastanza pesante. Luce consacrata lo blocca definitivamente, lo blocca senza, cioè lo blocca praticamente del tutto, perché se lui non setta non può evocare. Specchi in prigione ombra, ecco, invece qua comincia a perdere un po', perché con l'infestazione rende immune, quindi rendendosi immuni da tutti gli effetti, specchi in prigione ombra perde il suo effetto. Rivalità, stessa cosa, perché rivalità comunque sono tanti tipi, ci sono piante, ci sono guerrieri, guerrieri bestia, demoni, però ecco, vista subito di primo turno può fare molto male, perché comunque se prima di fare Ophion riusciamo a vedere una di queste carte, ecco, gli neghiamo la searchabilità, tutto il resto, e quindi, cioè, è forte, sono forti, però ecco, Luce Consacrata la preferisco molto di più. Gearja, si sanno già, non sono delle particolari modifiche. Nobil'uomo dello scambio glielo fai su Gerarmor e guardate, succhia tremendamente. Caduta del sistema, fai piazza pulita e Thunder King non aggiunge di Gear Gigantix, non aggiunge di Fusoliera nel caso fosse Mech Gearja, tutte le sue varianti, e non aggiunge neanche di Armor, quindi blocchi molto questo mazzo, assolutamente. Poi neghi anche l'exidazione, madonna che termine di merda, exidazione di Gear Gigantix. Con Stellar, Skill Drain, questo succhia. Quarantina, alleato della giustizia. Nessun giocatore può evocare specialmente mostri luce. Allora, non è una vera e propria carta di side, non è proprio stupenda, cioè io non è che ne vado matto, matto, matto. Però ecco, non far evocare gli Xyz con Stellar può sembrare ottimo, perché poi basta fare un warning, una bottomless, un compulsory, poi su quell'Adreus, quel Tir, no, quel Tiras non può, quel Dozenmaio, quello lì, perché poi riusciamo a reprimere comunque questa l'offensiva dei Constellar. Quarantena è una carta carina, ma non deliziosa. Specchio in prigione a luce è per eccellenza la migliore.
Vediamo Phantom Beast. Phantom Beast è caduta in sistema, ma sono tutte macchine. Distruzione a catena risulta veramente forte contro questo mazzo, perché 2000 punti inferiore sono tutti 2000 punti inferiore. E se tu mi vai fuori, mi fai anche sparizzare una catena. Se tu mi fai fuori Raptor, oppure mi fai fuori Tetherwolf, o Black Falcon, mi fai davvero tanto male, perché comunque Rai Stealth e Amstrato le setto, quindi non è che serva molto. Però ecco, se già mi fai distruzione a catena e mi togli già tre Phantom Beast, non è male. Caduta il sistema, si intuisce il perché. Arpia, bene, sono riuscito a fare una side adeguata all'arpia. Cosa fa Sentinella d'Argento? Io ti setto Sentinella d'Argento, va bene, fallo pure il tuo terreno di caccia dell'arpia. Evochi, mi spacchi Sentinella d'Argento, dopo si rievoca ti spacco la terreno. Fortissima Sentinella d'Argento, è fortissima contro arpia, perché questa qui non gli è venuta in mente a nessuno, sono il primo probabilmente al mondo a cui è venuto in mente Sentinella d'Argento, non per vantarmi, però ecco, basta un pochettino riflettere. Oh, scusate. Me la spacchi, ti spacco dopo la terreno. Foresta chiusa è immensa, leggetevi l'effetto e capirete. Ragazzi, io devo lasciarvi molto velocemente, il video finisce qui. Vi ringrazio a tutti della visualizzazione. Ricordo che non posso sponsorizzare nessuno da adesso in poi. E nel prossimo video vi parlerò un po' di come è andata la fiera. Qua, ragazzi, non c'è più tempo perché mi si sta scaricando la batteria. Ciao ciao ragazzi.